La riforma dell'incompatibilità nella mediazione immobiliare, l'analisi e l'andamento del mercato immobiliare nel Veneto, l'impatto economico dei progetti di riqualificazione urbana nel mercato immobiliare. Questi i temi al centro del convegno Revolution, l'evoluzione dell'agente immobiliare, un forum promosso da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, organizzato da FIMA Confcommercio Veneto, Federazione Italiana degli Agenti e dei Mediatori Immobiliari, giunto alla sua terza edizione. La FIMA è la Federazione appunto italiana dei mediatori e agenti d'affari, la prima nata, la più numerosa anche come associati, è veramente preparata perché siamo proprio a disposizione. Siamo intorno ai 15.000 a livello nazionale, siamo oltre i 1.500 anche in Veneto, noi facciamo diverse riunioni, diversi convegni, siamo sempre aggiornati. Io mi sento molto tranquillo da questo punto di vista e consiglio il cliente di sentirsi tranquillo. Dopo i primi due incontri, Bifima, tenutisi a Bardolino e a Cortina, è stata la volta di Venezia. Il convegno infatti si è tenuto sabato 19 ottobre a Mestre nella splendida location del Museo M9. Confcommercio è la casa delle imprese e la FIMA è una delle più grosse che noi abbiamo anche in prospettiva, e che speriamo assolutamente, dopo un lungo periodo dove il settore immobiliare ha subito dei forti contraccolpi, si possa riprendere con cautela ma nello stesso tempo con costanza verso una proposta che possa essere di un paese più vivo, più capace di intraprendere, e quindi anche negli scambi intermobiliari ci sia sempre una possibilità di business ma nello stesso tempo di sviluppo. Siamo consapevoli che la giornata di oggi sia importante perché in qualche modo si lanciano segnali di speranza, di aperture e nuove idee per un mondo che comunque lo devi conquistare e non è più una passeggiata per nessuno. Quella della mediazione è una delle professioni più difficili e complesse, ma è stata l'occasione per le agenzie immobiliari venete di confrontarsi sul ruolo e le prospettive per la categoria, analizzare il mercato immobiliare e l'evoluzione dell'agente immobiliare 4.0. In una giornata densa di appuntamenti, dibattiti e workshop formativi di sicuro interesse professionale, organizzati grazie al supporto di esperti relatori. Dal 2014 in poi il mercato immobiliare mostra segnali di ripresa quantomeno nel numero delle compravendite, in contrapposizione però a quelli che sono i valori immobiliari che risentono tuttora di un'economia stagnante nel nostro paese, che siamo in un mercato di forte offerta e di minor richiesta, in un paese dove purtroppo, nonostante tre condoni edilizi, il mercato immobiliare, lo stock immobiliare italiano mostra purtroppo ancora delle incongruenze con quanto licenziato dalle amministrazioni locali, e quindi in questo l'agente immobiliare può giocare un ruolo determinante e importante.